sconfitta di Caporetto costrinse l'intero esercito italiano, schierato dalle Alpi al mare, a ritirarsi, prima al Tagliamento e poi al Piave. 2 settimane e 200 chilometri di ritirata. 1 milione di uomini e 500.000 di civili in fuga intasano le strade del Friuli e del Veneto. Strade dove a volte non si va avanti perché per chilometri e chilometri sono piene di veicoli abbandonati, automobili, carretti, lasciati lì con i cavalli ancora aggiogati a crepare di fame. La ritirata avviene in uno scenario apocalittico, tutto intorno cadaveri e carogne di cavalli, appunto. I soldati che passano con la baionetta si tagliano via un pezzo di carne per avere qualcosa da mangiare. E intorno tutto brucia, perché non bisogna lasciare niente al nemico. E quindi si appicca il fuoco a tutto, ai villaggi, alle stazioni, ai magazzini. E poi si arriva ai ponti del Tagliamento e lì su questi ponti non si va avanti, talmente tanta è la folla. E a un certo punto, siccome il nemico sta arrivando, i ponti sul Tagliamento vengono fatti saltare in aria, con tutta la gente che c'è sopra. Però questo clima da apocalisse, per quelli che ci stanno dentro, può anche trasformarsi in qualcosa di molto diverso, in un carnevale e addirittura una cuccagna. I soldati sono convinti che la guerra è finita. Non c'è più disciplina, non si obbedisce più agli ufficiali, ci si strappano le stellette e le spalline. Nelle case private si saccheggiano indumenti, anche da donna se li mettono, ombrelli. E poi, forse per la prima volta nella storia di un'Italia contadina, si mangia e si beve a sazietà. Si entra nei magazzini militari, lì c'è di tutto. E poi si entra anche nelle botteghe private, si saccheggia, si sfondano le botti di vino, liquori, champagne, un'abbondanza mai sognata. Poi certo, anche il carnevale e la cuccagna possono trasformarsi in tragedia all'improvviso. Magari dietro l'angolo c'è un drappello di carabinieri comandati da un ufficiale impazzito che fucila tutti quelli che passano. E poi una volta passati i ponti, quelli del Tagliamento e soprattutto quelli del Piave, di colpo tutto cambia. Come se ci si risvegliasse da quella specie di incubo o di sogno che è stata la ritirata. I soldati si rendono conto che in realtà bisogna ricominciare a obbedire. La tendenza all'ubbidienza è troppo impressa in quei contadini in divisa. Si ricomincia a obbedire, si ricomincia a combattere. Viene anche la vergogna per quello che è successo. Viene fuori la sensazione che dopo tutto adesso un pezzo d'Italia è occupato da eserciti nemici. E perciò si ricomincia a difendersi. Il Piave viene difeso, la grande ritirata è finita e la guerra invece continua.